Ciao ragazzi e buona giornata. Oggi è una giornata speciale perché andremo a raccontare un'estensione completa. Cosa significa completa? Andremo a vedere la tecnica specifica per un'estensione ipotetica. Sempre leggendo sul manuale di Extension, andremo a visionare tutta la tecnica basica, quindi avremo le testine. Ora, questa è una testina di un 8 un po' ramato, sintetico dovrebbe essere. Come si fa a vedere se è sintetica o non? Si prende un accendino, si prende un carrello, si brucia e poi si brucia un carrello vero. Gli odori sono differenti, plastica bruciata o nobilmente odore di gallina, le pelle di gallina quando si bruciano. Quindi è una verifica immediata per vedere. Quindi i capelli remi andremo a montare e quindi andremo a fare un montaggio. Questa è una parrucchetta da esercitazione scolastica e oggi andremo a montare. Come si montano le station? Poi per i movimenti, per le angolazioni ci saranno altri video. Oggi ci concentriamo solamente sul montaggio e i volumi che possono andare a creare. Bene, extension pratica a fusione, andremo a utilizzare la macchina a caldo oggi. Con dei capelli di una tonalità leggermente un po' più chiara della base della testina. Quindi andremo a fare un effetto più chiaro sulle punte quando troviamo dei capelli così sfilacciati o li dobbiamo creare noi per fare sposare madre e figlio. Quindi andiamo a vedere nel laboratorio pratico extension basica a fusione. Fantastico! Siamo arrivati e andiamo a operare subito, ok? Allora, abbiamo questa testina, andiamo a creare delle divisioni. Creerò una divisione da orecchia a orecchia. Prima o le fermerò con dei mollettoni. Facciamo il primo, eccolo qua, poi facciamo il secondo, eccolo qua. Allora, e poi andremo sulla parte posteriore. In questo caso potremmo anche prenderli tutti insieme invece di dividerla in due per avere meglio. Allora, facciamo la prima inserto lineare. Ok, questo è qua. E questo dobbiamo tirarlo su con il molletto. Perfetto. Allora, si vede bene. Lo tiriamo un po' più su per avere. Allora, noi abbiamo una linea che se andiamo a misurarla sono più o meno 15 centimetri, ok? Ricordiamoci sempre che le estremità in questo punto qua con la mia mano, se noi la spostiamo verso l'interno,
possiamo vedere la ciocca, il polimero, quando noi andiamo a fonderlo, o lo possiamo creare a cilindro o lo possiamo creare piatto. In questo contesto andremo a cilindro. Quindi c'è una piccola tecnica che se noi dobbiamo mettere in questo punto una ciocca, non la metteremo molto vicino alla radice, ma lasceremo quasi un dito per dargli spazio e la cliente, quando li porta ai laterali, non si vede che esca fuori. E questa è una cosa. Poi, in questo caso specifico, andiamo a creare una base. Una base è un montaggio continuo. Allora, orizzontalmente sono tutte quelle linee per creare riempimento. Invece di farli, ti posso dire, alternato, dobbiamo andarlo continuo. No, uno sì, uno no, ma tutto quanto attaccato. E adesso vi faccio vedere. Distanziatore per proteggere a caldo. Questi sono distanziatori che realizzo io. Vedete, questo qua ha una forma. E ho ideato varie formule per vari tipi di montaggio. Cosa serve? Serve solamente per ripetere uguale la ciocca, che delle volte possiamo prendere un po' di più, un po' di meno. In questo caso specifico sono io che decido quanto sarà grande e quanto sarà uguale a tutte quante. Quindi è una plastica dura, ma uno può anche comprare quelle già fatte. Ma come artigiano mi piace moltissimo. Allora, guardando sempre attentamente, prendo una sezione, in questo caso di 100 capelli, e la fisso così. Allora, vedi questa piccola modifica? Fa sì che la ciocca mi sta in una posizione ottimale per montarla o a cilindro o piatta. Ok? Allora prendiamo la prima ciocca. Io di solito parto sempre dal centro e monterò questa ciocca fluidificando il polimero. Mi raccomando, non fate uno scatto veloce, perché sennò crea filamento. Ok, questa è la prima. Poi ne prendiamo un'altra. Mettiamo l'ultima da questa parte. E andiamo sempre a fare una bella fluidificazione. Quando facciamo questo lavoro, dobbiamo memorizzare che i capelli devono fondere insieme agli altri per poi fare il movimento per inglobarli tutti quanti dentro. Ok, allora abbiamo fatto la prima parte. Ok, e già qualcosa si va a vedere. Quindi adesso monto l'altra parte. Bene, abbiamo finito il primo inserto, abbiamo montato dei capelli ciocche continue per coperture e riempimento. Se noi andiamo a vedere, già la parte della fine dei capelli già si comincia a non vedere. Ok, allora poi prendiamo un'altra sezione e distanza un paio di centimetri. Andremo a fare lo stesso montaggio. E adesso andremo a fare la terza. E adesso, come voi notate, proprio comincia a esserci
un bellissimo riempimento. Intanto, se noi la mettiamo di profilo, adesso non si riesce a vedere, però ci sono 2,5 cm di volume tra l'occipite basso e quello alto, dove noi abbiamo la curva della testa, dobbiamo andare a creare volume in questo contesto. Quindi due inserti, adesso ne facciamo un altro di 3 centimetri più o meno sopra l'orecchia, per poi, quando andremo a fare l'anteriormente, ci sposeremo insieme alla terza. Ok? Perfetto. Proseguiamo e facciamo il terzo inserto. Quindi prendiamo, andiamo all'altezza degli occhiali, dove si appoggiano gli occhiali. Poi una cosa molto importante è chiedere sempre se ha gli occhiali, fateglieli indossare e quindi scegliete l'altezza per montare quelle station che non diano fastidio agli occhi. Quindi adesso abbiamo fatto il terzo inserto. Ok, guardate come comincia a venire una bellissima sfumatura, ancora manca il volume. E adesso glielo diamo con la terza extension. Abbiamo montato la terza inserto, montaggio continuo, e i capelli già cominciano a essere importanti. Vedete che bello? Ora qui non c'è né piega, c'è solamente il liscio, e dobbiamo dare una sfumatura di quelli che ci sono ancora da fare. Quindi in questo caso specifico andremo a fare un altro inserto, sempre di 2 cm, per far sposare le extension. Eccolo qua. Guardate la V per dare il montaggio a voi in questo contesto è del tutto i movimenti che spingono indietro, obliche interne e obliche esterne, ma quello là ne parleremo più avanti, la parte anteriore. Adesso finiamo la parte posteriore, dove andremo a montare non più un continuo, ma andremo a montare un alternato. Dato che stiamo creando una chiusura adesso, non avrebbe senso metterlo continuo. Quindi andiamo avanti. Bene, siamo arrivati all'ultima ciocca del quarto inserto alternato, non più continuo, per far sposare madre, quelli figlia, questo allungamento posteriore sfumato. Ma secondo me doveva molto bene. Eccoci qua. Quindi adesso diamo una spazzolata al tutto, così possiamo vederlo più nel dettaglio, sciogliendo anche quelli posteriormente per vedere se la proporzione
la sfumatura comincia a essere, se io la metto di profilo, guardate un attimo, non c'è assolutamente, non c'è volume, perché dobbiamo andare a creare il volume, ok? Allora, adesso passeremo alla parte anteriore.